Zitti, maledetti, in piedi. Qualche bestemmia per dare più forza al comando e nella stanza ritorna il silenzio che un momento prima era apparso leso da lievi gemiti e dal respiro affannoso di più persone. Mi trovo seduto su una panca, ho la mente offuscata e con fatica inquadro il posto dove sono. Mi sento indifferente a tutto ciò che è intorno a me. So che siamo nel maggio 1945. Cerco di guardare avanti, non distingo bene. La stanza è illuminata da una lampadina che non mi sembra troppo forte e devo sollevare la testa più del necessario per vedere chi ho vicino. Riesco appena a distinguere ciò che pur mi è accanto. La vista è appannata come in una leggera nebbia. Mi sento gli occhi piccoli e vorrei sfregarli con il dorso della mano, così leggermente come appena sveglio. Ma non posso muovere le mani, quasi non le sento. Ora comincio a ricordare. Essere stato condotto in quella stanza, prelevato a sera inoltrata dalla cella dove in un piccolo spazio eravamo ammassati in più di 30 persone, senza cibo e senza acqua da più giorni. Essere stato spogliato di quel poco vestiario che ancora indossavo, camicia, maglione, scarpe, calze. Però la cosa dalla quale non mi sono mai separato è ancora con me, riposta nel taschino dell'indumento più intimo, l'anello, ricordo di famiglia, donatomi da mia madre 3 anni prima, in occasione del mio 16° compleanno. Qualche giorno addietro l'avevo tenuto in bocca, sopportando con fermezza angherie e sevizie. Ora mi è maggiormente d'aiuto, perché sento l'affetto dei miei cari con me. C'è movimento intorno. Devo piegare molto all'indietro la testa per vedere qualcosa e scorgo dei corpi, anzi delle masse informi, alterate come maschere, dipinte con colore rossastro. Per quanto posso, punto meglio il mio sguardo sul corpo più vicino e noto un lento, continuo sgorgare di sangue dalle tante ferite che rendono la sua schiena una poltiglia informe. Pure un altro si guarda intorno. Un occhio è diventato una massa nera, gonfia, chiusa, mostruosa, si erge sul volto rigato dal sangue, che cola dal capo e dalla irriconoscibile fronte. Sono attimi indelebili di una tristezza profonda. Ma ciò che maggiormente mi impressiona è il persistere della mia indifferenza verso tutto, anche verso queste creature più che mai bisognose di un immediato aiuto. Con uno sforzo cerco di sollevarmi, traballo, cado sui ginocchi, vorrei stendere le mani. Le mani no, non possono aiutarmi, sono legate dietro la schiena col fil di ferro. Anche gli altri sono così. Disperatamente voglio spalancare gli occhi, vedo appena da uno, dal destro, e non bene. Un gemito più in là, un'altra massa sanguinolenta che si alza con tanta sofferenza. Un corpo sul pavimento non dà cenno di obbedienza. Non c'è in lui reazione al perentorio ordine. Sembra mordere il pavimento in posizione grottesca e innaturale. Presto, bastardi, traditori, presto, mettetevi in fila! Comanda il grosso alto caporione calciando il corpo steso per terra e strattonandomi per i capelli. Siamo in piedi, al centro della stanza, in fila. Distingo meglio alcuni corpi davanti a me. In tutti c'è il segno della bestiale violenza subita, la tortura. Ed io non sono diverso dagli altri. Si apre la porta della stanza e un soffio d'aria fresca mi reca sollievo. Aspiro avidamente a bocca aperta e sento il cervello inebriarsi di questo ossigeno che mi rende ancora più conscio del momento, dell'accaduto e di ciò che sta per accadere. Entrano alcune persone, indossano una divisa che non conosco, che non ho mai visto. Il caporione saluta militarmente, sono ufficiali. Uno di questi, con i capelli neri, lunghi, si fa avanti, ci ordina di metterci di fronte e distinguo che è una donna, giovane. Ci guarda seria e sprezzante. Il frustino che regge nervosamente in mano cala sul capo di alcuni affinché sollevino la testa. Li vuol vedere. Poi ordina che il più alto di noi si faccia avanti. Nessuno si muove. Mi si avvicina e sferza ripetutamente il mio petto, rabbiosamente. Mi fa avanzare, estrae lentamente la pistola dalla fondina, la impugna per la canna e picchia con forza il calcio dell'arma all'altezza del mio orecchio, già precedentemente leso. Sento la mascella staccarsi, cedere. Al momento non provo dolore, la lunga tortura mi ha reso insensibile. Altre persone entrano, sono armate di mitra, parlano con il caporione in modo concitato, ma sottovoce, più con gesti che con parole. Da fuori stanza viene una voce. Presto, l'alba non è lontana. Sobbalzo, un corpo freddo sulla schiena mi spinge verso l'uscio.
Sono nell'androne, dove 2 giorni prima era continuata la spogliazione di ogni nostro avere. Deglutisco più e più volte l'aria fresca, come acqua ristoratrice per una gola avida e secca. Un gelido languore mi pervade per l'impotenza, per la rassegnazione, per l'incredulità del momento. Presto! Più presto! L'ordine secco mi scuote, e dietro a me sento rapidi movimenti. Un gemito soffocato mi dice che pure gli altri sventurati sono qui, dietro a me, in attesa di quel dopo, determinato dalla sola volontà di questi uomini armati. Già sanno ciò che devono fare, perché senza ricevere o impartire ordini, mi legano un altro filo di ferro al braccio sinistro, sopra il gomito, lo passano all'interno delle braccia legate degli altri, per collegarlo con l'ultimo della fila e... Come faccio con questo? È ancora a terra, non si muove. Legagli il filo intorno al collo, vedrai che se finge... È la risposta rapida, senza ripensamenti. Qualcuno apre un battente del portone. La canna gelida di un'arma mi sprona ad avanzare. Un corpo caldo, viscoso, preme sulla mia schiena. Faccio un passo più rapido. Per sopravanzare gli altri e avverto un forte strattone al braccio sinistro. Tiro penosamente. Intuisco cosa sta accadendo, ma che posso fare se non tirare? Avanti! Avanti! Lentamente, barcollando, affannosamente respirando, procedo, procediamo. Al di là della strada una breve discesa a gomito e uno stradone sassoso, con spuntoni di roccia a tratti polveroso. Avanti! Avanti! Il filo di ferro preme là dove si è fissato nell'incavo interno del gomito, sul tendine del muscolo, e il dolore si manifesta gradualmente con un tremito di tutto il corpo. L'andare si fa sempre più gravoso per l'involontario peso che trascino, per la debolezza del corpo, per le spine di rovo che impietose penetrano nei nudi piedi già doloranti, per le punte aguzze delle pietre. Un terribile colpo con il calcio del mitra sul fianco e l'avvertimento di proseguire sempre, di non fermarmi, di non rallentare. Avanziamo ancora in questo buio, che più non suscita brividi fantasiose paure come quando, più giovani, ci si attardava nei giochi serali in qualche prato conosciuto. L'ignoto è questione di poco tempo, come pure questo patire. Si sveglia in me un senso di rabbia, di ribellione. Vorrei urlare, fare qualcosa contro questi individui che con noi hanno in comune soltanto la figura umana. Non posso fare nulla, io e nessuno di noi. Ma loro, gli armati, sì, sanno cosa fare, soprattutto come fare. A costo di staccare la pelle con il terribile fin di ferro che sta penetrandomi nella carne, stendo le braccia all'indietro, dimenandomi e tirando con forza, finché sento scendere con sollievo il ferro verso le mani. Ora però il peso è tutto lì, sui polsi, già da troppo tempo stretti con analogo filo. E ancora avanti con il corpo proteso, le ginocchia piegate, i muscoli gonfi e con un continuo assurdo movimento delle braccia per lenire l'ormai insopportabile dolore prodotto dal ferro che incide la carne e sega l'osso. Cado. Fulminea arriva la pesante, vigliacca botta. Mi riprendo e sento che la stretta ad un polso si è leggermente allentata. Posso appena ruotare la mano, ma già molto. Ritorno a un po' di vitalità nelle dita. Un richiamo. Passi rapidi e... Alt! Fermi! Il temuto liberatorio ordine è giunto. Ansante e allo stremo delle forze mi blocco. Uno sguardo intorno. È ancora buio. Solo una pallida striscia bianca laggiù all'orizzonte, dall'idea dell'aurora. Tra breve il chiarore spazzerà queste tenebre e anche noi saremo scomparsi, per sempre. Magica, tremenda notte, della tua oscurità hanno approfittato per sempre, in ogni luogo, in ogni tempo, individui senza scrupoli e senza morale per compiere le loro nefande azioni. Figuri che hanno eletto il loro abietto sentimento e superstizioso rito che sublima e appaga il più crudele istinto. Vengo sospinto sul terreno in pendenza e nel contempo una mano indugia sui pantaloni, si sofferma sulla cintura e me la sfila. Questa ormai non ti serve più, è l'acida osservazione. Con il cuore in tumulto scruto intorno per capire il nostro destino. Ed ecco lì, lo vedo, quasi sento il suo respiro. C'è una roccia ai miei piedi, bianca, che scende verticale e si perde in una grande fossa scura, voragine già conosciuta in altra parte, non lontano da qui. Madonna, Madonna mia, è la foiba,
la terribile, profonda, paurosa foiba, inghiottitoio assurdo, muta tomba dei turpi e infamanti delitti già commessi contro la nostra gente, colpevole di essere italiana, di avere tenuto alta la bandiera nazionale, il tricolore.